Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. Nel video di oggi parliamo dei big data, uno dei grandi megatrend che sicuramente andrà a influenzare e a modificare le nostre prospettive e abitudini quotidiane. Innanzitutto cerchiamo di capire che cosa sono i big data. Per big data si intende quella mole di dati che permette a colui che è in grado di raccoglierli, compattarli e leggerli, di capire quali siano le tendenze, le abitudini e le preferenze dei consumatori o dei clienti di una determinata azienda. Questa mole di dati ha un valore importante perché sapendo e conoscendo le abitudini, le preferenze, gli interessi degli individui, si possono creare delle pubblicità o delle strategie di marketing finalizzate a massimizzare il quantitativo di vendite e l'interesse delle persone verso un determinato prodotto o servizio. I big data sono riassumibili nelle cosiddette 5 V. Volume. I big data sono un quantitativo elevato per far sì che possa essere statistico il campione studiato. Varietà. I dati relativi ai big data sono eterogenei per fonte e formato. Velocità. La presenza e la creazione di questi dati è in costante crescita e già oggi si parla di quantità di dati e velocità di creazione degli stessi elevatissima. Veridicità, i dati che si analizzano devono essere veritieri e di conseguenza i filtri applicati sono rilevanti. Variabilità, ovvero la mutevolezza del dato a seconda del contesto nel quale è analizzato. Per avere un'idea della crescita esponenziale di questo settore, posso parlarvi di una ricerca fatta da IBM, la quale ha trovato un dato relativo al quantitativo di dati creati ogni giorno. Si parla di oltre 2.500 miliardi di dati raccolti. Basta pensare che il 90% dei dati raccolti su tutta la storia dell'umanità è stato creato negli ultimi 2 anni. Anche l'unità di misura da utilizzare per quanto riguarda i big data è poco conosciuta. Infatti, nel 2020 sono stati prodotti 59 zettabyte, che sarebbero miliardi di terabyte, oltre il 44% in più dei dati che sono stati prodotti durante il 2019. La crescita è dunque esponenziale. A che cosa servono i big data in un'azienda? Innanzitutto aiutano a migliorare il rapporto con il cliente, a incrementare le vendite, a ridurre il time to market, ad ampliare l'offerta di nuovi prodotti e servizi, ad aumentare i margini, a ridurre i costi, a cercare nuovi mercati. Tutto ciò per le aziende si traduce in un aumento del fatturato, un miglioramento dell'utilità dell'account management e soprattutto una maggiore prevedibilità della domanda. Anche in Italia i big data sono con un livello di crescita importante. Infatti nel 2020 soltanto una piccola media impresa su 4 non ha avviato un progetto di analytics. E il livello di crescita di utilizzo di queste tecnologie dal 2019 al 2020 è aumentato del 38%. È evidente che la presenza di queste tecnologie possa portare le aziende a ottimizzare i propri processi di vendita e di conseguenza c'è un interesse diretto da parte delle stesse ad investirvi in modo massivo. Per quanto ci riguarda, investire in una tecnologia simile all'interno del portafoglio può essere una strategia intelligente, solamente però nel caso in cui sia uno degli ultimi step di un'accurata pianificazione finanziaria. È quindi importante riuscire a scindere il bello che può avere il settore rispetto all'utile che può avere lo stesso per il nostro portafoglio investimenti. Se ci fossero domande su questo argomento, fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale se non l'avessi ancora fatto, ricordandoti di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video, ti ringrazio per l'attenzione.